Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video su una mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Oggi sono qui per portarvi una mod abbastanza particolare. Come avete già letto dal titolo, è un Broly, ma è un Broly abbastanza particolare. Infatti abbiamo Ozaru Broly leggendari Super Saiyan. Ragazzi, guardate che figo. Ok, Azuma veramente molto male. E non è il Broly che vedete, quello gigante che avete visto anche in Multiverse di Godex. No, no. Allora, innanzitutto andiamo a sfidarsi con Kale. Ecco, regà, guardate che figo. Come vi dicevo prima, comunque non è uno scimmione, è proprio un personaggio, ragazzi. È un personaggio normalissimo. Comunque, ho lasciato solamente il danno. Mamma mia, regà, quanto è lento però. Pure se fosse è lentissimo, vi giuro. Sembrate giocare con un macigno, no? Con un personaggio. Le combo comunque, come immaginavo, sono per forza queste qui di Broly. Guardate che potenza, raga, mamma mia. Ha levato 11.000 solo con una combo. Con quadrato, tra l'altro, manco con triangolo che fai attacchi potenti. Mamma mia, con triangolo, raga, 12.000. Cosa andiamo a fare un combattimento? Mi sa che la povera Kale la sciottiamo e Ferz si arrabbia. Abbiamo carica potente. Poi colpo violento gigante. Ah, facciamolo da vicino questo. Me l'ero scordato che è così. Questo non dovrebbe levare tanto, regà, però leva un macello. Questa mod non, già non mi piace troppo perché è troppo OP. Anche se d'aspetto è bella, regà, è troppo OP. Comunque, guscio esplosivo. Leva tanto anche questa. Praticamente quanto una combo con quadrato. Omega gigante. Ah, è questa, ok. Questa non leva troppo, mi sembra leva quanto la presa. Non capisco poi tra l'altro perché carica potente. Comunque abbiamo l'evasiva che è meteora esplosiva. Se toglie quanto una mossa normale meteora esplosiva, regà. Toglie 2000, madonna mia. E adesso la sbattiamo a terra e gli dimostriamo che è il vero Super Saiyan leggendario. E proviamo la finale. Guardate che figa, regà, la faccia. Ma regà, che spettacolo questo Broly. Boom. Regà, cioè lo scontro è praticamente finito. È praticamente finito lo scontro. Comunque sia, ragazzi, so che sarà inutile perché vinceremo ovviamente. Ma vorrei comunque provarlo in un semplice combattimento. Ok, regà, adesso sta bestia sagra la no, prova in combattimento. Però non c'ho nessuno di abbastanza potente per potersi sfidare con lui. Quindi andremo ad utilizzare comunque sia Kale. Ovviamente lo stage sarà il torneo del potere. Guardatelo quanto è figo, regà, altro che quella cagata del Zamasu scimmione là. Mamma mia. Cioè, guardate la potenza. Ma tutti i sassi che si alzano quando si carica, cazzo. Allora, iniziamo subito. Non subisce danni? Regà, non subisce danni. Non sto in allenamento perché c'è il tempo. Vi giuro, non subisce danni questa mod. Pensate quanto è fatta. No, raga, è troppo OP. Uno non si può divertire con gli amici così, no? Comunque sia, sbattiamo. Mi hai preso? Adesso ti sbatto a terra, magari letteralmente, e ti elimino. Perché credo che questa mossa, se non ricordo male, sciottava. Ecco. Ciao, Kale. Combattimento è finito, regà. Comunque sia, in sostanza questa mod è troppo OP, regà, quindi merita un 7. La bellezza c'è, è tutto. Adesso sto a vedere anche il dettaglio dei peli. Sembra fatto abbastanza bene. Poi non è che capisco troppo dei dettagli sulle mod. È abbastanza carina, ma non mi piace per il fatto che è OP, ecco. Perché se viene un amico mio un giorno e famo se una partita che è mod, s'attacca al cazzo perché è troppo OP. Comunque sia, il video finisce qui. Vi prego di lasciare un mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei video. E noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video.